Eccomi, allora, questo agosto è stato un mese abbastanza prolifico per quanto riguarda le letture. Allora, voi dovete sapere che io in spiaggia leggo tantissimo, infatti la maggior parte degli anni sono nerissima sulla schiena e quasi pallida in viso perché sto sempre con il libro così davanti alla faccia e non riesco quasi mai ad abbronzarmi. Comunque, quest'estate ho letto un sacco di libri. Mi sono piaciuti praticamente tutti, chi insomma un libro per una cosa, un libro per un'altra, e volevo parlarne, oggi è dura, parlarvene brevemente per darvi chissà qualche ideuzza. Allora, di questa scrittrice qua, che si chiama Leslie Locco, io avevo già letto un libro del quale avevo già anche parlato, che era Cieli di Zafferano, che avevo definito un po' come un Harmony un po' più serio in realtà, perché è proprio una storia d'amore da spiaggia, cioè sebbene siano magari 400-500 pagine, comunque di base è una storia d'amore. Ora, ho letto altri due libri di questa autrice, uno è Il mondo ai miei piedi e l'altro One Secret Summer, che io ho letto in inglese, ma adesso vi cerco il titolo in italiano, magari è uguale, non lo so. Comunque, One Secret Summer e Il mondo ai miei piedi mi sono piaciuti entrambi, nel senso che sono un po' sempre appunto libri d'amore da spiaggia, però in One Secret Summer, che gira intorno alle vicende di tre fratelli, c'è anche un po' di mistero, nel senso che dall'inizio si scopre che qualcosa è successo a un bambino, non si sa chi sia questo bambino, non si sa chi abbia fatto cosa, poi lo scenario cambia, si passa la storia di questi tre fratelli dall'università in poi con il loro amore, i loro vari amori, matrimoni eccetera eccetera, però devo dire la verità, è un libro strutturato bene, appassionante. Viene voglia di leggerlo fino alla fine anche per svelare un po' questo mistero che è nell'aria ma non si sa bene che cosa sia, e quindi mi sento di promuovere questa autrice. Anche l'altro libro mi è piaciuto, parla di una ragazza ricca viziata sudafricana che viene mandata per motivi vari che poi leggerete a studiare in Inghilterra. La storia appunto ruota intorno a questa ragazza che è bellissima, infatti poi da grande farà la top model eccetera eccetera, le sue amicizie, sono quattro amiche di cui una prende una strada un po' scapestrata, l'altra in... vabbè, è molto bello sia per quanto riguarda l'evoluzione secondo me di questa amicizia, che parte dai 16 anni e va fino poi ai 40, che ovviamente la storia d'amore contrastata della protagonista e delle sue amiche. Comunque anche questo, devo dire la verità, libro da spiaggia, sicuramente non sarà un... ah, non è vero, Oscar Mondadori, stavo pensando, sicuramente non sarà un libro Oscar. Vabbè, comunque a me è piaciuto, sono 10,50 euro, io l'ho trovato scontato del 30%. Ah, tra l'altro ne approfitto per dirvi che su Amazon stanno facendo degli sconti del 40%, perché dal 1 settembre ci sarà una legge che non so esattamente che cosa preveda, però che limiterà gli sconti che possono fare le librerie online, che non potranno superare probabilmente il 20%, quindi se avete dei libri che vi incuriosiscono, andate su Amazon e fatene scorta. Io ne ho comprati 4 stamattina, di cui uno spesso così che volevo leggere già da un po', e andate, perché è bello parlare di trucchi e tutto quanto, però non dimentichiamoci che un po' di lettura non ci fa male. Comunque questi due libri, che sono Harmony da spiaggia, a me sono piaciuti entrambi e li riacquisterei, cioè sono curiosa anche di leggere gli altri di questa autrice, che penso siano tutti più o meno sullo stesso... dello stesso tipo. Poi, chi di voi mi segue da un po' sa che io ho un rapporto di amore e odio con Carlos Ruiz Zafón, perché è un autore del quale ho letto tutti i libri, ma del quale mi è piaciuto solo uno, che è Il gioco dell'angelo. Tutti gli altri li ho letti sperando di trovare la bellezza del gioco dell'angelo e mi hanno deluso tutti. Ora, ho acquistato anche Le luci di settembre, questo io l'ho preso in spagnolo, però la traduzione è uguale, Luci di settembre, e vi devo dire la verità che sorprendentemente questo libro mi è piaciucchiato, nel senso che è come al solito un po' esagerato sulla fine, perché a lui piacciono i mostri, i roghi e tutte queste cose qui all'autore, però non ha esagerato come altre volte con i suoi mostriciattoli del fuoco. E alla fine vi dirò che mi ha anche commossa, non vi posso dire nulla se non che parla di questa donna che rimane vedova, che con i due suoi figli si trasferisce sulla costa in Francia e va a lavorare per questo eccentrico costruttore di giocattoli che vive in questo castello, ovviamente tutto pieno di mostriciattoli eccetera eccetera, ma non vi dico altro. Questo mi è piaciuto, mi ha commosso, finalmente ho letto un altro libro di questo autore che mi ha
quasi convinta, anche se non al pari del Gioco dell'Angelo, che continuo a consigliarvi se non avete letto. Poi passiamo ai thriller già. No, allora, innanzitutto voglio fare un po' di pubblicità progresso, perché questa mia amica, che si chiama Maria Vaccaro, ha scritto un libro che si intitola La consapevolezza immobile, che io ho comprato e ho letto. Ora, visto che è una mia amica e non voglio fare pubblicità occulta, non vi dirò se il libro mi è piaciuto o meno. Io ve ne indico semplicemente l'esistenza. Voi potete andare su IBS, si vende lì. Se vi ispira la trama, acquistatelo, altrimenti no. Comunque, La consapevolezza immobile, Maria Vaccaro. Poi passiamo ai semi-thriller. Ho letto Il ritorno del maestro di danza di Henning Mankell, di cui avevo già letto un libro che si intitola Il cinese. Allora, questo è proprio un thriller del tipo omicidio all'inizio, chissà chi è l'assassino. Anche questo fino alla fine mi ha tenuto abbastanza sulla corda, quindi ben strutturato. Secondo me è scritto bene, fa venire veramente voglia di andare fino alla fine per scoprire chi caspita è l'assassino. Vi dico brevemente la trama, no, se vi ispira ve la andate a cercare su internet. Comunque questo è un thriller. Un altro thriller giallo, più giallo che non thriller, che ho letto è La cavalcata dei morti di Fred Vargas. Questo l'ho finito giusto ieri. E di Fred Vargas avevo già letto un altro libro che era Nei boschi eterni, che mi era piaciuto tantissimo. Questo mi è piaciuto ancora di più. Tra l'altro voglio cercare su Facebook la traduttrice di questo libro, perché secondo me è bravissima, nel senso che ho studiato, io ho fatto un po' di traduzione e so che non è affatto facile tradurre lo humor da una lingua all'altra. Cioè, io questo libro lo trovo, a parte che anche lì fino alla fine non si capisce chi caspita sia l'assassino, tradotto benissimo, cioè, c'è dello humor, battute molto sagaci, cioè, mi piace tantissimo lo stile di scrittura di Fred Vargas, e anche la traduzione mi piace tantissimo. E poi mi piace, sto dicendo mi piace 3000 volte, scusate, perché questo autore mischia, almeno nei due libri che io ho letto, il giallo vero e proprio con un po' di paranormale, perché sembra sempre che ci siano fantasmi, entità soprannaturali che si incrociano con quello che in realtà è il giallo vero e proprio. Mi piace tantissimo Fred Vargas, acquisterò altri suoi libri, forse proprio su Amazon, visto che c'è sto 40% di sconto, magari compro ancora qualcosa. Un mio collega mi aveva consigliato di leggere La biblioteca dei morti di Glenn Cooper, anche questo mi è piaciuto molto. Molto curioso il tema, che parla appunto di questa biblioteca, di questi tomi di libri sui quali ci sono i nomi di tutti gli esseri viventi, di tutti gli uomini. Ci sono solo date di nascita e date di morte, ma anche post datati, cioè fino al 2026. Intorno a questa biblioteca dei morti c'è parte del libro scritto ai giorni nostri, parte scritto intorno al 1950, diciamo seconda guerra mondiale, in cui questa biblioteca dei morti viene trovata, e parte nel V-VI secolo dopo Cristo, periodo in cui questi libri sono stati effettivamente scritti. Scritti da chi? Dal settimo figlio di un settimo figlio. Insomma, una cosa un po' curiosa, molto 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 intrigante, devo dire la verità. Il mio collega mi ha suggerito bene, a me poi questi libri un po' di paranormale, misteri, medioevo mi piacciono. Bello, bello, ve lo consiglio, questo non è abbastanza attuale, quindi è anche un libro abbastanza di moda, direi. Bello. L'ultimo che vado a prendere in libreria, eccolo qui, Niccolò Maniti, che è uno scrittore che mi piace tantissimo, ho già letto diversi libri suoi. Se non l'avete ancora letto, comprate Ti prendo e ti porto via, perché è meraviglioso. Che la festa cominci è un libro anche geniale, secondo me è geniale. Esagera secondo me un po' sulla fine, nel senso che ne capitano veramente troppe, un po' esagerata forse la conclusione. I miei primi due terzi di libro secondo me sono esilaranti, proprio non vi anticipo niente, ma vale proprio la pena leggerlo. Ok, ve ne ho indicati un po', spero di avervi dato qualche idea. Come avrete capito, il mio passatempo preferito in spiaggia è leggere. Poi ero col fidanzato, quindi non potevo neanche guardare i belli imbusti che passavano, cosa mi restava da fare? Leggere. E ho preso un chilo, quindi forse era meglio nuotare un po' di più e leggere un po' di meno, però tutto sommato mi è andata bene così. Spero di avervi dato qualche suggerimento interessante. A presto, ciao!